Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con le perle Sparpuca. Qualche giorno fa l'azienda mi ha inviato un pacchettino con appunto contenente tutte le perline. Io ho sperimentato principalmente con le Amos Sparpuca, precisamente le Metallic Matte Dark Blue. Sono davvero molto carine queste perline, sono delle simil goccioline e per il momento ho sperimentato solo con loro, poi pian piano sperimenterò con tutte le altre perline che mi hanno inviato. E vi mostro cosa sono riuscita a creare con queste perline. Davvero un modulino molto molto carino e versatile. Ve lo presento, ecco gli Amos Elegance. L'ho chiamati così perché reputo che siano molto molto eleganti, molto fini, sia come orecchini, però come dicevo prima è molto versatile perché questo modulo possiamo tranquillamente utilizzarlo per tantissime cose. E adesso vi spiego anche come. Possiamo tranquillamente utilizzarlo come pendolo all'interno di una collana lunga, oppure possiamo riprodurre questa goccia anche dall'altra parte e farlo diventare il centrale per quanto riguarda un bracciale, perché no, sempre un bracciale molto elegante e fine. Oppure possiamo tranquillamente realizzare gli orecchini perché sono spettacolari, oppure anche per quanto riguarda una collana un po' più complessa, basta realizzare tanti moduli di Amos Elegance e poi unirli tra di loro in questo modo, cioè sulla parte in alto aggiungere dei cipollottini e poi andare ad agganciare gli Amos Elegance per appunto realizzare un collier davvero sfavillante. Io lo trovo davvero molto versatile, spero che sia gradito questo tutorial. Sono, diciamo, i miei primi esperimenti con queste perline nuove per me, perché come vi dicevo anche nell'unboxing, creo con materiali molto semplici. Questi sono davvero i miei primi esperimenti con queste perline per me particolari, quindi spero che sia gradito questo esperimento, questa piccola creazione. Scrivetemi un commento. Io vi lascio al tutorial, i materiali li trovate tutti quanti in descrizione. Buon tutorial! Ciao! Primo passaggio, inserite sul vostro ago, sul vostro filo, 3 rocaille 8-0 e 5 Amos. Le Amos presentano due fori, vedete? Io sono rientrata esattamente nel primo foro, quello in alto, vicino alla punta. Quindi inserite la sequenza sul vostro filo, rientrate in tutte le perline andando in direzione opposta e chiudete la lavorazione a cerchio. Ed eccomi qua, ho chiuso la lavorazione a cerchio, ho effettuato 3 nodini in questo punto ed ho unito anche i fili con un altro piccolo nodino. A questo punto rientro in tutte e 3 le rocaille 8-0, in queste 3. Inserisco una rocaille 11-0 sul mio ago ed inserisco l'ago esattamente nel secondo foro dell'Amos. Vedete il secondo foro. Ripasso in tutte le Amos sempre nel secondo foro. Lavoro un Amos per volta perché non è possibile inserire l'ago in tutte le perline, quindi vado a lavorare un Amos per volta, questa è l'ultima, inserisco nuovamente una rocaille 11-0 e rientro nelle prime 2 8-0. E tiro il filo e questo è il risultato al momento. 3 rocaille 8-0 e rientro nuovamente soltanto nella 8-0 centrale e tiro il filo, risalgo in queste 2 8-0, inserisco una rocaille 8-0, 5 Amos, e una rocaille 8-0, le porto alla fine del filo e rientro nuovamente nella 8-0 centrale, andando ovviamente in direzione opposta rispetto a prima, e tiro bene il filo, ripasso nuovamente in questa ultima sequenza, quindi di nuovo nella 8-0, di nuovo nelle 5 Amos e di nuovo nell'8-0
centrale e tiro bene il filo. Mi rinfilo anche nella 8-0 accanto, una 11-0 e rientro nel secondo foro dell'amos. Ripasso in tutte le altre amos sempre nel secondo foro. Di nuovo una 11-0 e rivado nelle 2 8-0 e tiro il filo. Questo è il risultato al momento. Adesso mi rinfilo anche in questa 8-0 qui, questa qui centrale, mi rinfilo in questa 11 laterale, inserisco una nuova 8-0 e rientro nella 11 e nella 8 ovviamente quella centrale per andare a lavorare al row, vedete? In questo modo, questo passaggio vado a farlo anche dall'altra parte, quindi ripasso in questa 8 qui centrale, ripasso in questa 8 laterale, mi rinfilo nella 11, inserisco una nuova 8 0 sul mio ago e rientro nella 11 e nella 8 e tiro il filo. A questo punto ripasso nella 11 e nella 8, ripasso anche nella 11 e nella 8, queste due, inserisco una rocaille 11-0 sul mio ago e rientro nella 8-0, salto questa e rivado nella 8-0 che viene subito dopo, cioè questa qui. Vedete? Poi ripasso anche nella 11-0, nella 8-0 e anche nella 11 e nella 8, in queste tre, per andare a ripetere nuovamente questo passaggio anche dall'altra parte. Quindi una 11-0 e rivado nella 8-0. Ed ecco qua. Ripasso anche nella 11 e nella 8, ripasso anche in queste tre perline. La 11 8 8 queste tre e andiamo a decorare il nostro centro. Inserisco una rocaille 15 0, un mezzo cristallo da 3 e una rocaille 15 0. Io fuoriesco da questa rocaille qui 8 0 e mi rinfilo nella rocaille 8 0. Ovviamente il filo fuoriesce alla mia sinistra e mi rinfilo alla destra andando verso sinistra, quindi mi rinfilo in questo modo, una nuova rocaille 15-0 sul mio ago e rientro solamente nel mezzo cristallo, una nuova rocaille 15-0 e mi devo rinfilare ovviamente nella 8-0 questa qui, quella questa vedete? Ovviamente da destra andando verso sinistra. E tiro il filo e appunto ho fissato la decorazione centrale. A questo punto con l'ago infilo l'ago all'interno per andare ovviamente sul retro, giro il lavoro e in questo punto qui vado a realizzare con le 11.0 un cubic row, quindi 3 rocaille 11.0 e rientro nuovamente nella 8.0 di partenza in direzione opposta e le tre perline si posizionano qui, vedete? Dobbiamo lavorare queste quattro perline, la prima, la seconda, la terza e la quarta. Quindi vado a lavorare la seconda perlina, 2 rocaille 11-0 e rientro nella 11-0 sporgente che abbiamo inserito prima, questa qui laterale, e nella 8-0 di base, in queste due, vedete? Questo appunto ci serve per creare la struttura. Poi ripasso nella 8-0 la terza della base,
Rokkaido 11-0 e rientro nuovamente nella 11-0 laterale appena inserita e nella 8-0 in queste due. L'ultima perlina da lavorare, andremo ad inserire solo una perlina, perché ovviamente una perlina, quella della base c'è, c'è una perlina per ogni lato, manca soltanto la perlina in alto, quindi ripasso nella 8-0, la quarta della base, ripasso nella 11-0 andando verso l'alto in questa, inserisco una nuova rocaille 11-0 sul mio ago e rientro nella rocaille 11-0 laterale, questa, e anche nella 8-0 della base. E abbiamo appunto formato il nostro cubetto al cubic row. Ripasso nuovamente in alto in questa rocaille qui e vado a ripassare con l'ago e con il filo in queste quattro perline, la prima, la seconda, la terza e la quarta perlina. Volendo possiamo anche ripassare due volte all'interno di queste quattro perline. Ed ecco qua che abbiamo appunto formato il cubetto al cubic row. Questo cubetto può servirci anche per andare a creare un bracciale. Creiamo appunto il tubolare in cubic row e poi possiamo agganciare questa lavorazione sopra il tubolare in modo da creare un bracciale davvero molto molto carino. Per continuare l'orecchino bisogna ripassare ovviamente sul davanti, quindi ripassate nella lavorazione le 11, le 8, le 2 8, queste qui vedete. E questa è appunto la lavorazione. Questo è il retro e questo è il davanti. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da questa qui 8-0. Ripasso anche nella 11-0 accanto, questa. Ripasso nella 8-0. Inserite una 15-0 sul vostro ago. E rientrate nel secondo foro dell'amos. Ripassate anche nella seconda amos e anche nella terza amos. A questo punto sul retro dell'amos vado ad inserire esattamente 4 rocaille 15-0. Quindi 4 rocaille 15-0, il filo fuoriesce da questa direzione e rientro dall'altra direzione per andare appunto a fissare queste 4 rocaille 15-0 in questo modo. E ho fissato appunto le 4 rocaille sul retro. Questo passaggio ovviamente vado a farlo anche dall'altra parte dopo. Mi risposto nuovamente sul davanti della lavorazione. Dicevo, mi risposto sul davanti della lavorazione, inserisco 5 rocaille 15-0 e rientro con l'ago nella 11-0, questa qui. Di nuovo 5 rocaille 15-0 e rientro nuovamente nel secondo foro della terza amos, cioè questa. Come dicevo prima, questo passaggio ovviamente vado a farlo anche dall'altra parte, quindi ripasso nella quarta amos, sempre nel secondo foro, ripasso nella quinta amos, sempre nel secondo foro, inserisco una rocaille 15-0 e ripasso nella 8-0, una nuova rocaille 15-0 e ripasso nella prima amos nel secondo foro. Ecco qua. Ricordate che dopo qui, in questo punto, dovete inserire un'altra 15-0 perché appunto sono una 15-0, 8-15. Quindi ripasso nella seconda amos e anche nella terza amos. Sul retro vado ad inserire le 4 rocaille 15-0. 4 rocaille fuoriesco da questo lato e mi rinfilo dall'altro lato. Ed ecco qua. E
poi vado ad inserire ovviamente le 5 rocaille sul davanti. Questo è il lavoro al momento. A questo punto inserisco di nuovo l'ago nelle 5 rocaille di questo lato. Inserisco l'ago anche nella 11.0 centrale e risalgo nuovamente in queste 5 rocaille 15.0. Inserite adesso questa sequenza 6 rocaille 15.0, il perno, vedete il perno è fatto in questo modo con l'anellino sul retro, e 6 rocaille 15.0, le porto alla fine del filo e rientro in queste 5 rocaille 15.0 in questo modo, vedete. Adesso ripasso nuovamente nella rocaille 11.0, risalgo in queste 5 rocaille 15.0. Dobbiamo passare esattamente in 7 rocaille 15.0, quindi ripasso anche in queste due. Inserite 2 rocaille 15.0 e ripassate sul retro in queste 4 perline 15.0. Di nuovo 2 rocaille 15.0 e ovviamente sempre nella settima perlina, quindi 2, 4, 6 e 7. Ripasso sotto il filo dove è posizionata appunto la settima perlina, ok, vedete, in questo modo, e ripassate nuovamente nelle due perline appena inserite e anche nelle due sul retro, quindi ripassate in queste 4 perline e tirate bene il filo. Inserite 3 rocaille 15.0, 3 rocaille, le portate ovviamente alla fine del filo, ed eccole qua, e rientrate esattamente in queste 2 rocaille qui in alto, che poi sono quelli lì, diciamo, centrali insieme al perno. Quindi rocaille 15.0, perna, rocaille 15.0, quindi rientrate in queste rocaille qui, come dicevo prima, sono quelle due centrali insieme al perno, quindi sono rientrata appunto in queste perline qui, una nuova rocaille 15.0 e rientro, salto questa rocaille inserita prima e rientro in queste due rocaille 15.0 e tiro bene il filo e rientro nelle altre due rocaille 15.0 del retro, in queste due. Questo passaggio serve appunto per andare a fissare per bene il nostro perno. Vedete, il perno è fissato per bene alla lavorazione, oscilla sempre la nostra decorazione, però resta bene agganciato alle perline. Ve lo mostro qui. Vedete, il perno è stabile alla lavorazione, non si smuove da quel punto, però oscilla. E la trovo un'idea davvero molto carina per andare appunto a utilizzare questi perni che hanno questa solina sul retro, per non aggiungere, diciamo, anellini che poi va a distaccare troppo la creazione dal perno. Quindi la trovo un'idea davvero molto carina. Una volta aggiunto il perno, non ci resta che scegliere cosa aggiungere sotto la nostra lavorazione. Possiamo aggiungere una nappina, una goccia anche in pietratura, oppure, come nel mio caso, io ho aggiunto una goccia in vetro incastonata al peyote e poi l'ho collegata in questo modo. Davvero, lo trovo davvero molto fine in questo modo collegato. E quindi andiamo insieme ad incastonare la nostra goccina al peyote e poi andiamo a collegare il tutto. Incastoniamo la nostra goccia con 32 delica di base 11.0, rientro in tutte le perline andando in direzione opposta, chiudo la lavorazione a cerchio. Ed eccomi qua, inserisco una delica sul mio ago, salto una perlina della base e mi rinfilo nella delica che viene subito dopo. Proseguo così fino alla fine. L'ultima delica da inserire sul lavoro
Salto ovviamente sempre una della base e rinfilo l'ago nell'ultima delica e nella prima delica di questo giro. A questo punto vado ad inserire in questi spazietti qui vacanti una rocaille 15-0. Stesso procedimento, una rocaille 15-0 e rivado nella delica subito dopo. L'ultima rocaille 15-0 da inserire per questo giro e rientro sia nella delica sia nella rocaille 15-0 e tiro bene il filo. Adesso andremo a fare un altro giro di rocaille 15-0 tenendo conto che uno spazietto di questi ospiterà appunto la punta della goccia. Quindi io mi ritrovo in questa rocaille qui, rientro senza inserire alcuna perlina nella rocaille che viene subito dopo, in questa. Una rocaille 15-0 sul mio ago e rientro in entrambe le perline, in queste due. Ritorno indietro di due perline, vedete il mio filo si trova in questa, io ritorno in queste due perline e tiro bene. Vedete? Si è venuta a creare appunto la punta. Adesso una rocaille 15-0 e vado nella 15-0 che viene subito dopo. Proseguo così inserendo sempre una rocaille 15-0 e rivado nella 15-0 che viene subito dopo. Ho inserito anche il cabochon all'interno della mia goccia e questo è il risultato sul davanti. Adesso mi sono rispostata in queste tre delica per andare appunto sul retro e rifare i medesimi passaggi anche sul retro. Quindi in questi spazietti qui vacanti vado ad inserire una rocaille 15-0. Poi il secondo giro in prossimità appunto della punta, cioè queste due perline, vado a creare anche da quest'altro lato la punta in modo che l'incastonatura è perfetta per la mia goccia. Quindi vado a realizzare questi due passaggi anche sul retro e ritorno da voi. Rieccomi, ecco l'incastonatura appunto completata, questo è il retro e questo è il davanti. Adesso mi ritrovo esattamente in questa delica qui, quella centrale, vedete? Questa qui. Vado ad inserire una rocaille 15-0 e rivado nella delica questa qui davanti a me. Vedete? Fuoriesco da questa e rientro in questa qui. Vado a contornare la mia incastonatura con queste rocaille 15-0, quindi una nuova 15-0 e rivado nella delica che viene subito dopo, sempre quella centrale. Rieccomi, questo è appunto il risultato e poi mi sono posizionata in questa perlina qui. Questa è quella appunto della punta, mi sono posizionata nella perlina questa qui accanto. Inserite un mezzo cristallo da 3 mm e 4 rocaille 15-0, le portate alla fine del filo in questo modo, prendete il modulo, inserite l'ago esattamente in queste 5 rocaille 15-0, in questo modo, vedete? Poi ripassate anche nella rocaille 11-0, questa qui posta centrale, risalite con l'ago in queste 5 rocaille 15-0, inserite 4 rocaille 15-0 e un mezzo cristallo da 3, le portate sempre alla fine del filo e rientrate con l'ago esattamente in questa rocaille qui 15-0, questa. Ed ecco qua, questo è appunto il risultato. Adesso dobbiamo esattamente ripassare, vedete, io mi ritrovo in questa rocaille qui 15-0, devo ripassare nella delica questa posta centrale, cioè questa qui. Io mi ritrovo appunto in questa delica qui, adesso rivado nella delica a destra, questa, e ritorno in questa delica appunto parallela di sinistra, cioè in questa. Tiro bene il filo, rivado di nuovo nella delica questa qui centrale, questa, e risalgo nuovamente nella rocaille 15-0, questa. Ripassate nel mezzo cristallo e nelle 4 rocaille 15-0, tirate bene il filo, adesso ripassate
all'interno dell'amos, ovviamente del secondo foro, ecco, sono appunto nel foro dell'amos. Ripassate in questa perlina che poi è appunto la quarta. Siamo appunto ripassati in questa perlina e adesso ripassate anche in queste altre due. Quindi dovete ripassare esattamente in 3 perline. Ed eccomi qua. Inserite 6 rocaille 15-0 e vi rinfilate esattamente in queste 3 rocaille, in queste tre, ovviamente ne saltate questa qui vicino al mezzo cristallo e abbiamo creato anche qui l'archetto. Adesso non ci resta che fissare sul retro la goccia e poi il modulo è terminato. Quindi io mi ritrovo in questa perlina, ripasso sul retro sempre dell'amos nel secondo foro. Ed eccomi qua. Ripasso anche in queste 2 rocaille 15-0 poste sul retro. Inserite una rocaille 15-0, mezzo cristallo da 3 e una rocaille 15-0. Portate il tutto alla fine. Ed eccomi qua. E rientrate esattamente in questa perlina qui centrale dell'incastonatura della goccia. Questa qui. Ripassate nuovamente nella sequenza appena inserita, ripassate anche sotto il filo di queste 4 perline, vedete sotto il filo, tirate bene, il filo deve ovviamente stare centrale, vedete in questo modo, e riandate di nuovo nella sequenza. Di nuovo ripassiamo nella perlina questa qui dell'incastonatura per poi ritornare di nuovo nella sequenza. Questo serve per fissare per bene la nostra goccia e poi ovviamente ripassate in queste 2 rocaille 15-0 del lato e poi nell'amos nel secondo, sempre nel secondo foro. E anche di quest'altra, secondo foro sempre dell'amos. L'ultimo passaggio da effettuare è quello proprio di andare a bloccare i fili e poi tagliare i fili in eccesso e poi l'orecchino è terminato. Ed ecco qui gli orecchini Amos Elegance terminati. Sono davvero molto molto carini. Cosa ne pensate? Aspetto i vostri commenti. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!